Lee Dae Hoon, Mir Hashim Hussein. Get ready for the next battle. Di questo sport ci si stringe la mano sempre prima, durante e dopo, quindi questa è una cultura, una disciplina che solo il taekwondo forse riesce a regalarci, anche nei momenti di alta tensione c'è sempre il rispetto per chi media. Ed eccolo che entra, è uno del Quanto si comincia round della finale dei meno 68 kg qui al Gran Prix di Roma. Lee contro Hosseini, Corea contro Iran. Subito un attacco di Hosseini. C'è un pronostico, Alfredo, chi vince secondo me? Mi affido sempre a me. Fencing from both back here. No, no, Hosseini in questo momento. No, no, detto questo, Hosseini sta attaccando di brutto. Sarà sicuramente una bella finale, molto veloce, questo ovviamente gli aiuta, piano più alto, ma numero uno al mondo il coreano. 2-0 per Ruslan Shaparov of Kazakhstan. Italia 2-0 per l'iraniano. Attacco diretto alla corazza. 2-0. Qui c'è la risposta di uno che difficilmente sbaglia, che difficilmente non va a podio. Vediamo se riuscirà a salire sul gradino più alto del podio. Attenzione per Downley, che è uscito con tutti e due i piedi dall'area della linea di confine. Quindi siamo sul 3-0. 3-2, grande calcio di Excellent so far. Come fai non averlo dopo uno scenario del genere, dove incontri con Dalì non puoi scappare. Veramente bravo, forte. Questa te le dà. Si guardano i due. Perciò le distanze Hosseini entra il suo pugno, ma il punto non c'è. Sempre 3-2. Two points for the judges. You be the judge per il primo round di questa finale del 68 kg. From Iran with the lead. Judges like that. Certo, sicuramente c'è da dire che è stato anche molto. 5-3. Attacco diretto la corazza con Hosseini. Hosseini. Questa generazione è stata scelta lo scorso anno come la migliore allievo mondiale. Veramente c'è da fare solo complimenti, ma gliene abbiamo fatti tanti, ma c'è da farli e basta. Prova con un semicircolare lì, resta con un vantaggio contro Vince Response. 8 secondi al termine, qui riesce ad andare al caschetto lì, ma non viene assegnato il voto. Maestro. La prima ripresa è destinata a terminare così. 5 per l'iraniano Hosseini, 3 per... Oh, c'è sempre un molto bravo lui. Deve recuperare 2 punti. Vantaggio di Hosseini, 5-3, comincia la seconda ripresa. Punto aggressivo, una serie di calci ripetuti. L'iraniano che fa il segno. Ancora lì, adesso l'opportunità di ribaltare l'incontro. Va a entrare con il sinistro, niente da fare. Perché non c'è un stepping out, perché non c'è un po' di fare.
e punta lì al caschetto dell'avversario, lì sa che non arrivare per forza punti pesanti. La reazione notevole di Ossati, quasi si è arrampicato Seini sull'avversario. La mobilità articolare è molto buona, molto sciolto con la difficoltà. Seini che centra il viso dell'avversario, allunga il suo vantaggio, raddoppia il suo vantaggio, onda 4 Seini. Molto molto bravo. Nel momento in cui lì stava cercando la sua reazione, la stava anche concretizzando, è arrivato l'allungo 8-4 per Ossini. Un minuto e 10 secondi al termine della seconda ripresa. Bella finale che ti aspettavi? Sì, sì. Come andamento al di là dei protagonisti in questo momento? Sì, perché comunque l'iraniano è un master plan at the moment. Riesce a portare su in alto la gamba per poi arrivare alla testa di... Ecco qui pure sul cross. Questo è stato incredibile, quasi gli ha tolto il caschetto. Ribombato il calcione di Ossini, il punto di Pietrangeli, poi il tentativo, la risposta di Lee, poi cambia il risultato. Voglio ricordare che 4 punti per Dolly sono come se dovesse recuperare un punto. È un attimo. Beh, lo abbiamo visto anche nelle tappe precedenti di questo Grand Prix. Tutto può cambiare in pochissimi secondi. Si abbracciano, vengono separati e si ricomincia. Sta per terminare anche questa seconda ripresa. 8-4 per Ossini. Vediamo la reazione di Lee, che riuscirà a puntarla in questo round. Soprangente ha dato l'impressione di voler respirare un po'. Aspettiamo comunque un suo attacco per provare ad accorciare le distanze o per ribaltare velocemente questo incontro già negli ultimi secondi di questa ripresa. Ossini tiene bene le distanze. E stare attento perché Dolly sta cercando di capire trovare il momento giusto per arrivare a Cobra per l'attacco. Allora sferrato Ossini, vedi, la risposta in attesa. Infatti, non è tanto importante la forza quanto la pressione. Altro calcione che rimbomba al Pietrangeli, ma non cambia il risultato di 4 per Ossini. La terza e ultima ripresa della prima finale della Gran Prix di Roma. Ci ha provato una certa insistenza. 10-8, si fa sotto. Non è possibile. Ti aspetta lì, è veloce, non ti lascia scampo quando trova il varco giusto. Ma ero sicuro che non mollava. Dal punto di vista dell'andamento abbiamo visto gli ultimi sono molto sulla falsariga, recupero e il risultato ribaltato. In questo caso è stato punito iraniano e gli sono stati dati 2 punti per chi ha calciato trattenendo, e questo è vietato taken away. It's a 1-point game now. Best per any coach to say ok, let it roll. We roll towards the last minute of the sub-round al termine della terza e forse decisiva trazione di questa finale della sesta Coppa Uomini. Il caschetto segna con un vantaggio 19, un vantaggio esiguo, soprattutto se di fronte hai un gatto come lì. Just couldn't get it over the line. Silver medal for the Korean. 11, the power punch on the board. E questo è un punto che dà un po' di respiro. Era ed è importante per l'atleta iraniano. Ecco, questo è il body shot instead. Takes the gun job. Questo è l'atleta iraniano. Ostacolato con il ginocchio. Show of respect. Non si può fare, ricordo che non si può fare. Non si può né difendere né si può attaccare con il ginocchio. Botta la tibia per lì. Lì sono le protezioni. Però fa male. Green using the shoulder. Ti alzano il ginocchio, tu arrivi con il contropiede sul ginocchio, fa veramente male.
e arriva il Hosseini, viene segnalato, però aveva trovato il varco giusto, ci ha provato per costruire, per mettere un altro palloncino verso il sogno, il primo posto qui al World Grand Prix. Vediamo cosa combinerà adesso lì tra una serie di tecniche di calcio. Top class moment there. Con un calcio porta a 13 contro i 10 di lì, arriva però anche la il coach conserva la possibilità di chiamare eventualmente un altro play. In realtà sarà difficile, visto che mancano 5 secondi, meno che non ci sia un colpo incredibile di lì che deve accelerare. La risposta è ottima di Hosseini, che vince il suo Grand Prix. Hosseini Lugliano con la categoria meno 68 kg. Grand Prix Gold.